Parliamo della stagione che si è appena conclusa, una stagione in cui, come si dice, mancò la fortuna, non l'onore, perché per un punto la Vasari Rugby quest'anno non è andata in B. Esatto, tu mi hai detto bene. Abbiamo fatto una stagione strepitosa. I numeri lo confermano, sempre vittoriosi nel girone di qualificazioni nella prima parte del campionato. Nella seconda parte abbiamo sostenuto la squadra con ottimi risultati, tutte vittorie. Abbiamo una sola sconfitta, ahimè, con la capolista, con quella che poi è passata, ma abbiamo venduto cara la pelle, è stata una bella partita, ritmi molto alti, punteggio tirato fino all'ultimo, quindi prossimo anno abbiamo una buona base di partenza con i nostri ragazzi che hanno fatto tesoro di questa esperienza e sicuramente metteranno in campo tutto il necessario per far sì che il prossimo anno magari venga la tanto attesa promozione. E noi ce lo auguriamo, sarebbe un bellissimo modo per festeggiare questi 40 anni. Non solo però prima squadra, il Vasari Rugby punta moltissimo sul settore giovanile. Certo, puntiamo sul settore giovanile in maniera molto importante perché avere una prima squadra vincente dipende tutto da un buon settore giovanile, dalle giovani leve e dalle promesse. E abbiamo tante attività per i ragazzi, per i bambini, le nostre categorie partono dall'under 7, di conseguenza abbiamo bambini di 5-6 anni che giocano. E siamo l'unica società di rugby in Italia che approccia i bambini con un progetto di sport multidisciplinare, che significa che noi non ci concentriamo solo sul rugby, ma integriamo negli allenamenti di rugby anche attività che sono di ginnastica artistica, di palestra per i ragazzi un po' più grandi, basket e calcio. E tutto questo è fatto per e migliorare le attività motorie dei ragazzi, chiaramente nell'interesse del rugby, ma soprattutto per fare in modo che i ragazzi si innamorino dello sport e che deve diventare uno stile di vita per loro, indipendentemente da quale sport praticano. E rivolgiamo a questo tantissima attenzione, facendo poi anche tante iniziative di inclusione, eventi, compleanni. E stiamo cercando di coinvolgere sempre più bambini e bambine. Vorremmo tanto avere una squadra di rugby femminile, perciò invito tutte le bambine che ci vedranno a venirci a trovare perché l'ambiente è bellissimo ed è molto divertente e speriamo di crescere perché abbiamo tantissimi progetti e tutti molto importanti.